Cinema, ultima frontiera, settima arte, sintesi culturale del passato e proiettata al futuro, fucina di enormi talenti, influenza ideologica per le generazioni dell'avvenire, fabbrica di parole, idee, spunti di riflessioni, metafisica dell'arte nella realtà. Salve, sono Alfredo Fargo e voglio trasmettere la mia passione per il cinematografo con questo prodotto audiovisivo, che denota gli elementi fondativi che contraddistinguono un film da un altro. Perché, parliamoci chiaro, ogni film è un mondo a sé stante, che per essere colto appieno necessita di più visioni per poter ampliare le proprie prospettive. Questa, tuttavia, non è solo una lezione per voi, ma anche un percorso formativo personale che vuole emulare le gesta dei grandi registi. Riprendendo la citazione di Kubrick, il coronamento del mio primo interesse è questo video, spiegare il cinema facendo cinema. Questo l'ho reso possibile assumendo una troupe di ragazzi alle prime armi. Badate bene, l'inesperienza, come ci ricorda il neorealismo, non sempre comporta una mancanza di genuinità e di originalità del prodotto. Ogni video lezione tratterà due elementi, dai più tecnici a quelli prettamente artistici. Inizio con il proporvi gli argomenti delle prime video lezioni. Tratteremo dei colori e della luce, stabiliremo l'utilizzo appropriato della colonna sonora e dei suoni ambientali, approfondiremo le tematiche del montaggio, dei tributi, degli effetti speciali, per poi sviscerare altri argomenti. Permettetemi di prendervi la mano e accompagnarvi in un favoloso viaggio nel mondo del cinema. Video lezione 1. Colori e luci. I due argomenti sono strettamente collegati e verranno trattati in armonia, facendo vedere anche come possano interagire. La ragione di questa unione è piuttosto banale. Il colore non è altro che una reazione provocata dalla luce, che colpita dal nostro occhio, rivela una gamma di colorazioni. Quanto è importante il colore in un film? Può influenzare lo spettatore rivelando dettagli della trama, delle ambientazioni o del personaggio? In questa video lezione darò risposta a queste domande attraverso esempi di come colore e luce, trattati prima separatamente e poi uniti, possano supportare la resa finale del prodotto. Qui esemplifichiamo come l'aggiunta di colori in una scena ovviamente estesa a tutta l'inquadratura si potrebbe fare meglio. Magari con tecniche meno obsolete. Ok, facciamola semplice. Guardate come il cambio della gamma di colori nella stessa ripresa crea sfumature di emozioni diverse. Non so che casino abbia fatto la post-produzione, davvero. Hanno messo un video del backstage modificato. La scena in bianco e nero doveva dare maggiore introspezione, mentre il cambio di colore doveva esternare al meglio l'emozione dell'attore. Notate la differenza, vero? Bene, più o meno. Passiamo ora come nella scena i colori siano fondamentali. Questi creano reazioni psicologiche inconsce, suggerite prima dalla grande mente del regista. Successivamente questa reazione da suggerita è automatica, in modo che un oggetto, un soggetto o addirittura un concetto abbia un riferimento con un determinato colore. In realtà ne avevamo girato una migliore, non so perché il montaggio abbia mischiato le scene di prova con quelle fatte bene. Ma torniamo al nostro discorso. Quando invece i colori in un personaggio, in un contesto, mutano, si sfumano o vengono completamente stravolti con lo scorrere del minutaggio, si può notare come questi assecondino lo svolgimento della trama. Si assiste quindi ad una transizione dei colori. Questo aspetto è molto importante perché sottolinea, nel più generale degli esempi, la psicologia del personaggio. Ma dai, ma come hanno fatto a mettere questa scena qua che manco lo sfondo è tutto rosso, tutto blu? Ma chi ha dato il materiale al montaggio? A questo ora aggiungiamo l'utilizzo delle luci.
Anche queste sono molto importanti, poiché permettono di focalizzare l'attenzione su specifici elementi inquadrati dalla cinepresa, oppure per dare maggiori sfumature all'atmosfera. Le luci devono essere posizionate in modo logico, che diano credibilità. Ciò porta ad imitare o a dare valore aggiunto alla luce ambientale prima del posizionamento dei fari da parte del set. Logica, la luce naturale proviene dalla finestra. Vabbè. Quando c'è maggior possibilità di giocare con le luci, a seconda di come vengono posizionate in direzione di un oggetto o di un personaggio, queste possono creare dei chiaroscuri che esaltano il registro emotivo di tutta la scena. Concludiamo unendo luci e colori e osservando insieme gli effetti che creano a seconda della loro posizione. Qui volevo dirvi che le luci di lato esaltano la drammaticità, ma tralasciamo. Sì, avevo detto colore e luci, non le luci di Natale. Evitiamo di andare oltre perché mi sta partendo l'embolo. Lezione conclusa.